Quando lei ha parlato di patto di stabilità, sono totalmente d'accordo. L'impegno del governo in questo momento deve essere mollare parte del patto di stabilità, permettere ai sindaci, cioè sganciarsi, sganciarlo, permettere ai sindaci di poter usare i soldi che hanno nei bilanci dello Stato, nei bilanci dei vari comuni. Queste sono le cose su cui dovrebbe parlare la politica in questo momento. La riforma del Senato? Sì, facciamolo raccontare allora, quei senatori che sono interessati a cantarsela e suonarsela. Allora, la linea editoriale di Agorà è che la riforma del Senato ben venga, cioè facciamo le riforme una volta per tutte. Perfetto. E poi non ne parliamo io più. Io aspetto Renzi al referendum. Lei aspetta Renzi al referendum. L'aula non mi interessa più. Personalmente l'aula non mi interessa più. La dà più. Per scontata. L'aula la dà per scontata, passa, questa riforma passa perché c'è questa... Da quella parte che lei di molti chiama colleghi. Cadrega. La cadrega. Va bene, minacciare di far cadere il governo e di non votarlo. Ma Renzi si ricorda sempre e ricorda ai senatori che c'è questa.